Salve a tutti ragazzi, bentornati. Purtroppo vi accolgo con freddezza in questo video, se così si può dire, perché immagino che abbiate visto questo video, precedente episodio, che il gameplay non era dotato di audio e nulla. Allora, io questa cosa qua ci tenevo a dirvela, che praticamente nel precedente nell'episodio ancora prima di questo, immagino abbiate visto che il video è sfornito di audio. Praticamente non c'è audio, cioè sembra che sia stato in qualche modo tolto dal video. Questa cosa io non me la so spiegare, se non con il fatto che già nel titolo c'è scritto che si tratta di un gameplay di Prince of Persia e parolacce. Quindi io questa cosa la sono in grado di imputarla, diciamo, solo a questo fenomeno, questa cosa, ed è una cosa che a me non è andata molto giù, in quanto non ho detto parolacce chissà che cosa. Certo, sì, possiamo parlare che erano parolacce, ma non ho assolutamente offeso cose o cose del genere, quindi non capisco il perché di questa scelta da parte di YouTube, per cui nel video successivo ho deciso di protestare e di farlo in questo modo. Quindi diciamo, mi scuso con quanti seguono e hanno sentito questa mancanza. Comunque vi dico ragazzi, non vi preoccupate che resterò ancora qui con i gameplay, però non ho capito questa politica, in quanto non ho detto chissà che cosa. Vabbè. Nulla, questa era l'esternalizzazione, volevo esternalizzare questa cosa. Nulla ragazzi, allora a questo punto io continuo col gameplay e niente, adesso ci dovrebbe esserci un mini boss, per cui fatemi controllare. Ok ragazzi, allora sì, dovrebbe esserci questa aquila, quindi adesso mi devo un attimino concentrare, quindi nulla, questa facciamo un attimo di faccio un po' fa cioè credo che non parlerò con questo boss, mini boss, perché magari ve lo spiego. Vabbè, non ha senso, comunque preferisco non parlare con questo mini boss. Raccogli. Molto bella, l'abbiamo fatta fuori veramente in pochissimo. Vabbè, che dire, proseguiamo. Pensavo, sembrava molto più impegnativo sinceramente dall'incontro precedente. Immagino che abbiate notato quanto siano osservanti questi caricamenti tra una sezione e l'altra, e a quanto pare non si può fare a meno, quindi ce li dobbiamo tenere. Allo stesso tempo però rendono il gioco comunque gradevole, come immagino. Ah, l'aquila, c'è ancora l'aquila lì, fammi vedere. Capire questa creatura, ecco, la vedi. Ok,
sono rotto i coglioni questo qua. Probabilmente è successo qualcosa dall'altra parte della mappa. Sargon. Ciao, mappa. Vabbè, dammi la mappa. Dobbiamo buttare i soldi a questa, lend me your eye of the... questa ragazza. Comunque, soddisfiamo la nostra curiosità di vedere la mappa prima che... vedi, non ci ha dato nulla perché avevamo già scoperto tutto praticamente. Va bene, dai, andiamola per buona, ragazzina. No, ci ha fregato 50 cristalli, vabbè. Siamo buoni. Questa è proprio la prima sezione del gioco, quando ho incontrato i morti e la rimorta Cirot. Cioè no ragazzi, scusate, mi correggo, volevo dire ho incontrato i ragazzacci nostri. Per cui diciamo ricordo quanto fosse difficile in quella fase iniziale, adesso proprio terminando la colazione. Però diciamo interessante ritornare in questi posti proprio perché possiamo notare questo nostro cambiamento in maniera effettiva. D'altronde se non fosse per i potenziamenti di questo tipo di giochi potrebbe risultare anche abbastanza noioso. Sì, è vero che magari comunque le nostre abilità migliorano, questa cosa l'ho verificata anche ritornandoci. Ho sbagliato, devo andare di là. Com'è che mi sono spinto così lontano? Mannaggia la miseria. Vabbè, quindi dicevo, questa cosa l'ho sperimentata proprio in quanto avevo un'esigenza di iniziare da capo, per non è questa la partita ovviamente, che inizio da capo, era un'altra partita che ho iniziato a Try Five salvare, che praticamente mi servono per gli altri video, che sono quelli dei mini giochi che trovate nel gioco. Infatti ho realizzato dopo di voler fare questa cosa, mettere il boss del gioco, proprio perché stavo notando anche che i boss sono veramente pochi, cioè boss intesi come boss veri e propri che permettono di andare avanti nel gioco. Quindi diciamo, essendo questi boss molto pochi, ho deciso di andare anche in un boss. Quindi, dato che non li avevo registrati prima, ho deciso di stare da capo per registrare il boss. Comunque, il discorso non era questo, ma vi stavo dicendo che questa cosa mi ha fatto constatare in maniera abbastanza evidente il fatto che quando rigiochi, anche se non hai che bravo questo, se non hai le abilità che hai acquisito, sei comunque più bravo, cioè riesci a capire meglio come si affronta il nemico, sì. Come dire, e questa cosa è molto interessante, perché è interessante, eccolo. Che effettivamente, dicevo, è interessante perché ti fa rendere conto di quanto, diciamo, i potenziamenti siano sì, magari utili da un punto di vista di gameplay per aggiungerci un po' di cose, no? Per andare un po' più variegato, ma sono praticamente inutili, no, non inutili, però insomma
dal punto di vista dell'evoluzione nostra in quanto player, nel senso che anche se non avevo gli stessi potenziamenti, affrontavo i nemici in maniera molto più semplice, con meno difficoltà. E ripetere questa cosa da capo, quindi con il gap, questa cosa è importante, ascoltate bene, perché ripeterò diciamo il nemico con il gap di non avere le abilità, quindi ripetere diciamo quella fase in cui come questa in cui non riuscivo a passare, se mi potete vedere è stata veramente acida, tra l'altro ho anche tagliato molto, quindi c'era perché era diventato insostenibile, l'unica parte del gioco in cui ho tagliato davvero, perché era veramente difficile, quindi ripetere quella fase lì ti fa poi riprendere, infatti quando poi ho ripreso con i potenziamenti e tutto, anche con altri tipi di nemici, andavo molto meglio. E questa cosa io non me la so spiegare se non così. Ecco, questo per esempio è un mini boss che non avevo ancora incluso, però lo voglio mettere. Forse non vale la pena, quanto è proprio una chimera. Due chimere, vabbè. Quello. Sapersi cabron, quindi abbiamo detto qua su non c'era nulla qui, ok, ah no, li guarda, quella è capace di uccidersi da sola, vediamo. Sala dei trucchetti, vai, un po' di cristalli non fanno male, tra l'altro abbiamo raggiunto abbastanza cristalli da dover poter sbloccare qualcosina interessante probabilmente, è da verificare questa cosa, sono già su strada. Vedi che c'è, guarda che bello, guarda. Tac, dai. Le energie sono abbastanza bene, assolutamente massima, però meglio, sempre meglio proseguire, perché non so cosa ci aspetta. Tra l'altro siamo ancora al 46% di gioco, ragazzi. Vedo che stiamo messi molto male, perché abbiamo più di 13 ore. 14 ore, 15 ore di gameplay.
poi ho perso anche molto tempo, sono andato così un po', come si dice, un po' gironzolando a vuoto nella mappa. Però questo qua che fa? Teletrasporta sopra i nemici. Questo è il vento. Anche questo non è male. Questo quello in alto, vabbè, non è nessuno di questi. Ci teniamo quello che ci abbiamo. Quindi, cari friend, non vi dico provatelo, ho preso persi, no? Sono sicuro che sarà un potere che si blocca il bus, che fa passare da attraverso le gabbie. Quest'aquila che sembra benefica ci si metta contro. Qua io adesso non andrei, perché questo qui abbiamo visto tutto. Piuttosto potevamo già andare nella fossa delle sabbie eterne, e io a questo punto eviterei di farmi di nuovo di andare qui, anche se probabilmente possiamo andare vicini in molti posti, quindi magari blocco quelli dove ci posso andare. Questo non ho capito perché sta ancora qui, probabilmente. Eh sì, infatti questo qua l'abbiamo già sbloccato, non ha senso. Qua vediamo un po' se ce ne sono altri. Quindi dicevo, qua era troppo alto, sì, troppo alto. Quindi diciamo qua forse, e qua non lo so. Ragazzi, sono tentato, tra l'altro se non mi scrivete nei commenti cosa fare, io non ho dei dubbi. Ho veramente molti problemi poi a definirmi una strada in un labirinto così vasto, che comunque ho intenzione di visitare tutto. Mi sa mica cosa fare, io vado in paranoia, mi sblocco, non mi sblocco, cioè mi capito, mi girano e niente. Quindi vediamo di provare qua, dai, andiamo lì. Però la prossima volta, ragazzi, iscrivetemi. Stay sharp. Princess Anne can't be far now. Something is not right here. We must proceed with caution. Sure, Menelaus. You can scurry from shadow to shadow like frightened vermin. I'm serious, Orod. There's a strange presence here. I can feel it too. And there's only one way to find out. Ha 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 ha! Let's go then! Questo è già successo. Si sta ripetendo il filmato. Barum, this is Azad, one of Ardashir's men. Long dead, judging by the rot. How is that possible? They left not long before us. We are not welcome here. Abbiamo rifatto. Stay on your guard. We will find the prince and Anahita. Filmato. Bah, vabbè.
Problemi, ragazzi, li dovete risolverli, eh. We go east. Dai, scusa. Era lo stesso filmato, ma l'ho pure visto. Li dovete risolvere questi problemi, cari sviluppatori. Vabbè, comunque. Non fa male, sono riusciti un po' la storia. Non è nulla di male. Però so, proprio piacevole, proprio piacevole. Andiamo da su. Comunque. Vabbè, sono rimasto male, veramente un peccato che venga una cosa di questo tipo. Dei problemi con gli script, non lo so, ragazzi, ma pensavo era un glitch del tempo, una cosa del genere, invece nulla, era, faceva parte della normale, la stessa cosa che era successa prima. Ah, però vedi la mappa, ecco lì, serviva la mappa della signorina. Mi ha sbloccato questo... dai, questo passaggio. Dai. Non sono i soldi buttati, sto viaggio. Per recuperare un serse d'oro. Abbiamo recuperato un serse d'oro. Vediamo, qui invece qui non l'avevamo proprio esplorato. Penso un po' che è proprio un albero, ragazzi. Ma guarda come che sfuggevolezza, incredibile manchevolezza. Allora, non sono sicuro che sia andato proprio così, perché a me sembra di averlo sbloccato questo, probabilmente mi sto sbagliando di grosso, forse era andato da questa parte, certo, esattamente era andato così. Va bene, va bene, va bene. Quindi abbiamo osservato che qui non c'è null'altro, a meno che magari qualche cosa, qualche tesoretto, qualcosa, però non credo che la mappa vada oltre. Ce l'ha mostrata la signorina. Allora niente, rimane qua che è impossibile, troppo alto qua. Qua ci dia un po' di monetine e qua nulla. Quanti vasi abbiamo della vasi della signoria? Abbiamo 4 vasi, ne manca ancora uno. È rilevante, rilevante andarci. E vabbè. Comunque non so se vi interessa, però qua metterò il link ai miei paper riguardo le intelligenze artificiali. Bene, bene, bene. Se vi interessa, madonna, guarda. Chi è interessato può leggerseli e farsi diciamo un'idea. Scrivo su academia.edu per chi la conoscesse, è un sito che permette di caricare file PDF che mette in comunicazione le università, quelle che sono al momento, di tutto il mondo. Purtroppo l'Italia non c'è l'università di Bari, quella da cui provengo, ed è una cosa veramente triste, per cui sono stato costretto a mettere come affiliazione all'università di Roma, per una questione ovviamente patriottica, ok,
che effettivamente va benissimo fatto a meno, dato che comunque non la conosco, non ci sono mai stato, non l'ho mai studiato. Però mi dicevo, è molto triste che non si trovi l'università di Bari, la facoltà di studi di Bari, che comunque è abbastanza degna e ha dei bei rapporti con la parte orientale dell'Europa. È un vero peccato che non sia nessuno che abbia inserito questa università fra le altre. Vabbè, quindi dicevo accademia.edu, magari vi riesco a mettere un link da qualche parte, vedo se riesco a metterlo proprio sotto questo video, però magari preferivo metterlo anche su dove insomma trovate articoli di vario tipo, da intelligenze artificiali, filosofia, gameplay al momento in realtà non ci sono articoli, non c'è nulla di questo tipo, in realtà non ho scritto nulla sul gameplay eccetera, però diciamo ad esempio alcuni articoli sono abbastanza correlati. Questo qua si può mettere senza equipaggiare niente, questo occupa, no, uno ne occupa uno, certo, figurati, magari efficacia pozione, mi dispiace ma non la voglio al momento, che preferisco avere questa cosa alla mia amante. Welcome. Dell'aldilà. Do you wish something? Divine energy. Grazie, ecco. Vedo che cosa mi puoi forgiare. Io devo pensare di attacchi qua. Sigillo, questi qua io non li prendo perché sto bene come sto. E potenziare questo, che è molto bello, con le spade più potenti fa sempre bene. Però allo stesso tempo mi vedo, allora intanto miglioriamo le punte che occupano solo uno, ce le abbiamo equipaggiate, e anche l'arco, però l'arco è, tra l'arco e questo è un discreto e un grande aumento, io preferirei veramente le spade. La farei fra l'altro sono al massimo, che è un peccato. Visto, è un peccato. Rifornimento è in corso, quindi non si può. Benedizione, non so qual è che ho, quindi vediamo un po'. Area di svolta. Adesso controlliamo un attimino cos'è che posso equipaggiare. Cioè che ho equipaggiato. Ed ho, tra gli amuleti ho questo che non è potenziabile, le punte, area di svolta, ce l'ho equipaggiata ragazzi, e non mi piace molto l'area di svolta, però d'altronde gli altri non sono proprio gran parte dei danni in atra, questo è bello. Purtroppo sono questa. Salute al massimo, ma quando la salute al massimo? Lieve aumento, per un lieve aumento, no ragazzi. No. Quindi danza di spade, se si può, punta e area di svolta. Discreto aumento schivando dopo l'attacco. Ma io schivo quasi raramente anche, quindi io toglierei questo, ragazzi. Vabbè, manco lo posso fare, dai. Vabbè, comunque, quindi danza di spade e lupa. Welcome. Danza di spade e lupa. Sperando che si possa. Danza di spade non me lo fa, l'abbiamo già potenziato al massimo. Lancia divina. Qua io avevo proprio zero. Lancia divina, un'abilità ombra. Schiva gli attacchi usando e friggi danni moderati quando spostando di... E questi, capito?
Questo, per esempio, mi piace, spirito indomito, vedi, grande aumento di tutti gli attacchi corpo a corpo, onda salute e basta, però, diciamo, gli attacchi eseguiti in area, questo per esempio già va bene, stelle reali, per mettere in stelle reali cosa è che mi posso togliere, vediamo un po', io questo no, questo, cioè se mi tolgo questo è la gazza ladra, quindi io non sono speciale. Non sono la presenza di un forziere, io mi cambierei proprio la gazza ladra, ragazzi. La gazza ladra, ciao. Tolgo la gazza ladra e l'area di svolta e mi potenzio questo discreto quando in aria, insomma. Stelle reali. Quindi mi potenzia anche l'arco. Alla fine. Poi rimane, non rimane granché, la lupa non me la fa più più migliorare, l'area di svolta vado a quel paese, scudo di mitra, qual era quella degli attacchi in aria, stelle reali, grande aumento va di stelle reali, tra l'altro sono pieno di sarse d'oro. Abbiamo ancora stelle reali? No, abbiamo potenziato al massimo. Quindi adesso via, andiamo via. Andiamo via. Ah no, qua volevo andare a vedere che cosa c'è. No, c'è nulla. La morte. Bene. Interessante ragazzi, chissà dove stiamo andando. Siamo già qui sulla torre del silenzio. Tacci su ragazzi. Siamo sulla torre del silenzio, Mo raga. Raga, no, vabbè, non ci credo. Qua è pure l'infinito praticamente. Non entreremo mai nella fossa delle sabbie. Li abbiamo proprio cancellati, Oh, che cazzo fa? Ah, c'avevo una cosa qui pancia. Ah, peccato. Bellissimo, che le pareti di ghiaccio non si possono usare come trampolino di lancio. Si autoproducevano così. Bene, bene. Bello, bello, bello. Questo non mi danno nemmeno il cristallo, praticamente nulla. Stronzissimo. Questa torre, ragazzi, questa si va a un livello più alto, qua si va a un livello alto. Adesso mi ero crogiolato nella facilità degli spostamenti, qua siamo a un livello più alto e io adesso andrei proprio nella fossa, ragazzi, andrei qua, vediamo se madonna cacchio vado, porca miseria, qua che ci sta. Poi si va da qua, vediamo se riesco a scendere da su.
quindi magari per provare ad andare qui. Tanto gli amuleti. Tanto gli amuleti che abbiamo speso soldi a bambera. Welcome. Peccato, peccato. Via, purtroppo. E via. E stelle rali. Perché no? No, questo non si trova niente. Ma dai, non posso equipaggiarlo praticamente. Ma vedi che sfiga. Mannaggia, questo mi piaceva un sacco. Allora, danza di spade. Adesso sei attacchi, sono proprio comodo. Vabbè. Qui. No. Qui. No, qui e anche qui sì, e qua no, ma no, non da qui. Dire, no, ma io non la voglio sentire questa, mo. Quindi andiamo esattamente all'ultimo, ovviamente. Infatti. Ok, grazie, siamo nella foresta. Quindi qua vediamo un po' il passaggio, come si estrinseca. E il chakram non lo uso mai, però è molto da usare il chakram, ragazzi. È molto da usare il chakram. Sto risparmiando un sacco di frecce. Tra l'altro adesso che ce l'abbiamo potenziato anche, spero proprio che cambi qualcosa nel suo utilizzo, perché fino ad ora era veramente ridicolo come danno inflitto. Voilà, la morte, ragazzi, la morte. Ah, questo è proprio bastardo, eh. E dai, porco inferno, veramente. Oh, porca miseria, ma ce la fai? No. Tutto ciò con la tastiera diventa cattivissimo. Immagino l'abbiate capito, no? Magia di uno, trovare albero qua urgentemente, sembra fatta apposta, eh? Proprio ci voleva proprio via, occhietto,
e appunto vediamo qua, non ricordo, qua dovrebbe esserci più o meno lo stesso tipo di problema, di non ricordo. Quindi la foresta probabilmente no, la foresta rimane ancora quel tipo di potere che non abbiamo. Andiamo di qua. Speravo di dire che la foresta è completa, invece non abbiamo completato proprio niente. D'altronde siamo ancora al 46%, che siamo abbastanza lontani. Che bello questo, diciamo. Sono proprio dei prendi colpi questi ragazzi. Nostra meta la mettiamo qua, qua era anche abitudini, forse qua, no, gabbie, quindi niente, la fossa del tempo, lasciamo stare tutto il resto, tutto il resto, tutto quello che c'è qua su, non capisco perché, forse era troppo alto, boh. Qui, boh, qui si va di sotto, pure ero convinto di essere risalito qui, invece ero risalito da quest'altra parte, quindi rimangono tutto un mondo, raga, sto perdendo più tempo sulla mappa che forse nel gioco, perché non riesco a fissarmela, capito, non riesco a... mi dà fastidio che ci sia, che non la posso visualizzare magari mentre mi sposto. Questa cosa per esempio andava aggiustata, bisognava prendere spunto magari da qualche altro gioco per riuscire a... sì, avrebbero dovuto fare una cosa del genere. Vabbè, prendere il grifone nel teletrasporto, anche se magari prima l'albero. Bello questo. Wait. Dove siamo? Non posso stare meno. Belli questi però. In due sono terribili. Facciamo il magico portamone. Ah, questo è l'albero della storia. Andiamo qui, mettiamo le stelle reali. Grande aumento dei danni. Questo secondo me fa male. Tra l'altro mi sa che più sono dorati, più sono... no, forse no. No, realmente no. Perché non me lo fai cambiare? Fa un altro suono. Fa un suono più acuto, quindi dovrebbe essere leggermente più potente.
Forse sì, forse vanno proprio da così, da su in giù o no? Credo che sia disponibile al massimo un altro slot, secondo me. Va bene, ci facciamo queste domande, ci fanno perdere tempo. Stretch, as far as my roots can reach. È un cazzo. Mi fa piacere comunque. No, non se la prenda male, pensa com'è. Abbiamo dei problemi qua. Non pochi. Allora, volevo vedere cosa. Volevo vedere le sabbie del tempo, sì, volevo andare direttamente nelle sabbie. La fossa delle sabbie, ragazzi. Siamo nella fossa delle sabbie. Fossa dei leoni. Andiamo nella fossa dei leoni del Milan. E vediamo un po', dai, fossa delle sabbie, ragazzi. Fossa delle sabbie, dai. Sabbie, sabbie. Fossa delle sabbie. Dai, dai, vediamo questo nuovo habitat. È già tanto che non facciamo progressi degni di questo nome. Te credo, ragazzi, te credo. E credo, e dai, com'è che sono finito qua sotto? Porca. Qua. Quanto è brutto sto fatto della mappa, non potete capire. Dove è la mappa in trasparenza, ma perché? Cioè, in giochi dove non serve la fase. Qua è vitale come la, come l'acqua. A farlo. Ditemi voi perché. Bene, 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 bene. Bene. Niente. Questo si non pensava così. Ok. Adesso andiamo giù, ragazzi, andiamo giù. No, che è successo? Li ho rotti tutti i bottigli, oddio. Stai scherzando? No, ma stiamo scherzando, signori. Stiamo scherzando? Cosa, vi senti male? Scusa. Stiamo scherzando? Stiamo scherzando. Come faccio ad andarsi? Ah, forse devo anche rompere quest'altro sigillo. Figurati, ma io l'avevo fatto, ma quindi non l'avevo salvato. Di sabbia, ragazzi, ha le forze di sabbia questo. Vabbè. Ah, finalmente degna. Ah, questo fa male, grazie, grazie. Guarda che bello, fighissimo. Che bello, ragazzi, ma dai, ragazzi, bravi, che simpatici questi programmatori Ubisoft. No, vabbè, non si posso vedere, ragazzi, devo andare a lavorare qua. Cioè, ragazzi, ma che bello, la sabbia, si scivola, la sabbia, non ci credo. Prendetemi a lavorare. Porca miseria, prendetemi a lavorare, ragazzi. Ubisoft, dai, leggetemi il paper.
Altre che sto andando così. Buono. Che strano sta gabbia. Mamma mia. Ma che droga vi siete presi, ragazzi? Anche io. Questo credere. Posso credere quanto è figo sto fatto. Allora, quanto è difficile per rompiscare. Si sale ancora, ma non c'è nido. Prendiamoci una medicina. Mancano. Sono dei pazzi questi programmatori Ubisoft, ragazzi. Io dico, ma stiamo scherzando? Gioco, poi ve la faccio vedere, poi dovete pagarmi caro per prendermi a lavorare, ragazzi. No, stai scherzando, non so bene capacità per fare anche solo un platform, mi sarebbe piaciuto molto, ma purtroppo non dispongo di tale facoltà, soprattutto di tale tempo. Mi sarebbe piaciuto molto, però. Purtroppo, eccolo qua, era lui che cercavo. Che fanno qua? Mamma, quanto sono deboli però, eh. Abbiamo potenziato le frecce e quindi sì, abbiamo potenziato le frecce. Diciamo, se dipende tutto da loro, questo miglioramento ci dà meravigliarsi di quanto sia potente. Oppure magari è possibile anche che ci siamo portati talmente avanti nel gioco, eravamo talmente avanti che praticamente i nemici erano veramente troppo difficili. E adesso siamo al livello a cui dovevamo stare, ci vediamo bene. Mi sono portato veramente avanti, probabilmente. Però i poteri erano questi, quindi okay. Questo che cos'è? Ah, questo forse si distrugge già. No, sono sprecato. Peccato. Seguiamo da questo lato qua, che cosa ci sarà mai. Adesso voglio esplorare con più criterio la mappa, perché fino ad ora seguivo solamente le missioni, invece cioè non è perché seguivo poco così tanto, mi sembra. Diciamo che porco dio, vediamo un po'. No, come ti spinge quel coso? Ammesso che è ciò che debba fare. Per proseguire e ancora cose bloccate. Ma vada là, qua si accede sicuramente da su. Vabbè,
quella deve essere una specie di molla, insomma, che ti dà una specie di balzo. Boh. Ah, questa qua, questa e questa. Come sta qua? Guarda ragazzi, i misteri del tempo qua, eh. Vabbè. Dove cazzo? Andiamo a spingere i tasti sbagliati. Ripeto ancora una volta, tastiera di merda. Ci siamo giocati la bombetta lì. Sgordiva. Bravo. Bravo. Praticamente della nostra parata. Cazzo che spara da lì. Boh. Una fotina. Copro memoria. Di merda. Vediamo se si può. Non si può. Si può. Non si può. Si può. Non si può. Questo è lanciare schifezze. Si può anche qui. Botina. Possiamo... Ah, eccolo come si usava questo. Molto bravo, molto bene. Molto bene e molto bravo. Va bene, vadi lì, vadi lì, io resti qui, lei vadi di lì, tu non sei morto, cosa ti sono andata al bastardo di me? No, vieni. Facile, sì. Questo li lancia al contrario, capito? Avete capito come fa questo? Si colpisce, la lancia al contrario, la prende indietro dal tempo, pratica. Che figlio di me. Bello però, bello, mi piace, mi piace. Mi piace. Vediamo se qua ha un senso fare una cosa del genere. Nessun senso. Abbiamo aperto quest'altro little passage. Continue, continue.
won't let any more of you distract me from my goal. Our goal is the same. Bella questa mi piace. Questa andrebbe equipaggiata sempre questa. Vabbè, la possiamo metterne tre massimo, quindi qua invece no, non c'è nient'altro possibile. Che tristezza, peccato. Abbiamo però comunque eliminato l'ennesimo Targon, ragazzi. Ok, andiamoci a prendere la... No, non c'è niente, speravo una piuma di sotto. Speravo la piuma dopo, invece a quanto pare non dipende da Targon, o c'è o non c'è. È proprio temibile con questi attacchi così. Quindi adesso vi carico prima. Però dai, almeno abbiamo un'altra. Già 1500 di nuovo. Bene, buona sapersi. Questi proprio si muovono il tempo al contrario. Se mi conviene equipaggiare il nuovo, la nuova cosa, veramente preferisco fare più danni nel mio tempo possibile, quindi voglio tenersi. Questo, guarda. Tra l'altro lì non abbiamo preso, ecco. Avevo dimenticato quest'altro.
Poi non mi dice niente, mi raccomando, bravo. Spesoretto qua, avremmo un bel equipaggiato le spade e non potenziato le spade. Adesso ci dobbiamo accontentare dell'arco potenziato, nemmeno potenziato bene, che sarebbe il secondo potenziamento delle spade, mentre questo è il primo delle, no, anzi il terzo delle spade, mentre questo è il secondo per l'arco. Signore, cosa mi dite mai? E abbiamo fatto un bel buco. Quanto sei strunzo, come l'hai messo bastardo questi cristalli pungenti, eh? Bravo, bravo, bravo. Nessun mortale ancora attraversato la pianura di Farsa, nessun re o regina aveva reclamato il trono di Persia, eppure ogni giorno che veniva donato dal sole faceva già splendere innumerevoli foglie dell'albero di Soma. Ogni giorno il loro splendore risvegliava Simurgh, annidato tra le foglie. Ogni giorno si liberava il cielo e l'armonia del suolo proteggeva l'intero continente. Poi arrivò Azbadalala. Azbadalala. E chi era Azbadalala? Chi era ragazzi? Chi era Azbadalala? Chi era? Ah, qua abbiamo altri sigilli da rompere, oltre alle palle, diciamo. Che bello. Io mi soffermerei a guardare questi magnifici panorami, ma comunque sono veramente anche portato dal finire la missione. Seguire nella storia, ecco qua. Andiamo a missione. Avanti. Bellissima lei, molto bella. Me la sarei presa proprio come donna della mia vita. Da qualche parte qui abbiamo questa cosa, no? Bene, continuiamo a farla difficile. Però abbiamo spesso parecchia lentà quella. No, però ragazzo, tu non va bene che reagisci così, eh. Infatti me la... Siamo anche la pezza di scatto. Vedo che è antipatico. Allora, perché devi andare con Rewind, mi devi dire, scusa. Hai parlato con Vasco Rossi per caso? Hai parlato con Vasco Rossi che ti deve sorprendere così tanto? Madonna, quanto è immenso qua ragazzi, e già mi sono rotti con lui. Cosa
dove siamo? Dove siamo? Ma dove siamo? Porca... Perché siamo arrivati? No, siamo arrivati qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi. Io purtroppo non vedo altre possibilità di quella di volare, secondo me permetterebbe di vedere un po' che c'è qua su, invece i sviluppatori non ce la danno. Altro c'è la luna, ma non riusciamo a capire dove sta il tizio. Come faccio ad arrivare dall'altra parte? Siamo di fronte a un segreto, a un enigma. Andiamo qua. Andiamo a provare da sotto. Oh dear me! I'm stuck! Over here! Can you free me, friend? Get me out of here! Do you think everyone's destiny intersects with another? That we are all linked? I hadn't given it much thought. If we are linked, friend, then I need to be honest. I don't see these moon pieces. Have faith. The true moon shimmers for us both. Shall we carry on? Silence laments the loss of the true moon. Wind and whispers tell us where to find the next moon piece. Che tizio strano. Ah, abbiamo quinto vaso, la candela. E c'è la luna qui. Gato, ho già dato il masso. Esplosivo. Quindi vediamo qua, perfetto. Eccolo. In aria, sono anche abbastanza potenziati. Come effimera la sabbia, come effimera la sabbia. E che cazzo. Ah, bravo, ti imparate pure tu, bravo. Questo strumento. Eccola. La infamità. Per morire.
si rallenta. Che succede di strano? Vabbè, non c'è nient'altro, quindi abbiamo solo una pietra lì. Vabbè. Grazie. Effimera la sabbia, ragazzi. Se muore. Tu vai, per favore, via. Sarà proprio un altro mondo proprio qua sotto. Madonna mia, madonna. Qua siamo visti che è chiuso, quindi qua. No, non ancora pronto. Qua si salta, ecco perché non dimenticavo, sono verso l'alto. Infatti devo fare anche un micro salto, devo fare proprio un micro salto. Oh, buona. Wappa, wappa, e wappa, e wappa, e wappa. Troppo, ragazzo, troppo. Lei chiede troppo alla vita. Ho fatto due conti. Rompe anche i coglioni. Soprattutto non dica parolacce.
siamo già saturi in questo mondo. Spero di aver finito di girare in questa merda. Ho dietro i cristalli a vita praticamente. Ah, lì c'abbiamo un... Non mi resta nemmeno un lascia, un salva passare, qualcosa del genere. E vabbè, dobbiamo per forza fare così. Cazzo hai fatto! Ah no, che abbiamo salvato il culo. Ci ha salvato questo punto, meno male. Ringrazio il programmatore. Culo a manta. Quante volte l'avranno giocato loro, questo tratto? I collaudatori? No? Non me ne può fregare di meno. Perché proprio sono pagati per fare questo. E se noi ci dobbiamo sbattere il culo. E qua che succede? C'è un posticino là sotto che forse... Dai, andiamo a vedere che cos'è. Madonna. Ma questo rallentamento ci vuole, che ci sta di così pesante da caricare. Tu non mi devi interrompere, eh? Sappilo. Due no. E niente, c'è questa qua. Nada. Scusa, sono rifuzza. Eccola. Era morte fu. Eravamo probabilmente anche molto vicini a un albero. Invece. La dobbiamo rifare tutta bella veloce veloce. Vediamo se è possibile senza finire appesi. Qua c'è un albero, quindi andiamo da questo, dai. No, qua. I hope you like danger, Sargon. The god trapped here is more than evil. Doesn't matter. If this creature... Ezhdahar,
If Ejdaha holds the secret for a second chance to save Hassan, then I'm going in. No mortal has ever entered. Proceed only if you're really certain, Sargon. Bene, sua anzianità. Io ve lo seguo, però. Mentre sto cercando l'albero. Signorina, qua non. Preferisco proprio non incontrarla. Ah, quindi qua si va proprio per morire allora. You scared me. Scende, si scende sempre di più. Io giustamente, come ha detto sua anzianità, non sono proprio sicuro. Qui proseguo e mi prendo una pepita esplosiva. Qui non riesco mai a centrare questa. No, è inutile, abbiamo detto. Quindi di qua. Bene, bene, bene. Poi tutto. La buongiglianità. Eccola. Quanto è infame. Eccoci, come non detto. Non è possibile. Adesso dov'era? No, allora, adesso era di qua o di là? No, di là era per giusto, quindi di qua. No, però almeno abbiamo raggiunto il primo punto di controllo, quindi di qua probabilmente sì. Questa fa proprio male, eh. Lei sua grazia scorpionesca. Ci lancia la freccia da dietro, è proprio fantastico, sto adorando questo momento.
vabbè, sapevo pure io qua potevo venirci, c'era lì. Qui la sto sottovalutando sempre, invece bisogna un attimino farci attenzione, perché non è così scontata. No, ma io qua siamo proprio assolutamente... che però posso benissimo lasciare lì. Questo mi dispiace molto. Però magari provo prima l'albero. Qui sarei curioso di vedere che succede quando lo paro. Un accorciamento. Ma perché non mi spari là, scusa? Almeno è spaccato. Ma non li vado manco a prendere, guarda. Finalmente. Che grazie al cielo. Oh ragazzi, ma è un terremoto quello che sembra in essere. Istante, se c'è il maremoto tu, fa il terremoto. Sempre, sempre sarà, sempre vivrà. E non è una promessa, è la mortacci tua. E da dove me ne vado? Non è che mi, non è mamma. Bene, 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 bene. Bene, 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 male. Qui si può andare e di qui si può tornare. Allora proviamo prima a tornare e poi andiamo ad andare.
Grazie al cazzo, grazie al cazzo. Fiume Luzzo. No. E tu figlio di mamma. E fai cazzi due, ehi. Proprio non lo capisco io, diciamocelo con tanta libertà. Terremoto in atto. Dove stanno finiti quei salvi? Faccia il caso. Bene, bene. Esplosione, esplosione. Cose belle ragazzi. Vasco rotto. Tu rompi le scatole anche con i versi. Veramente non siete degni della mia traccia. Da scirre sono proprio perché il mio atra si annulla quando parte. Questa era Saman, amava la scrittura e la recitazione, ma quando Ardashir ne notò l'abilità di combattente, Tomiris gli chiede di porre la penna e impugnare l'arma per servire la Persia. E poni la penna e pugna l'arma. Che cazzo scrivi a fare? Andiamo ragazzi, continuiamo così, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Va bene, io non ho salutato, non mi sa tanto che vi saluto anche io ragazzi, perché abbiamo oltrepassato l'ora e quindi niente, diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Quanto immenso si sta rivelando anche quest'altro posto. Quindi nulla. Un monte che è basato su delle sabbie è veramente quanto di più poetico la cultura persiana abbia mai potuto immaginare. Comunque nulla, saluto così ragazzi, ci vediamo e vi lascio un felice abbraccio da parte di tutta la comunità
videoludica immersa nelle sabbie di Persia. Buonanotte ragazzi, alla prossima, ciao. E ricordate, mi piace e like e commento e iscrizione, è gradito. Ciao ragazzi.